Bella ragazzi, qui è Ebenman, benvenuti sul mio canale. Innanzitutto buon anno a tutti, buon 2017, un anno che sarà ancora un anno speciale, un anno grandissimo, eccetera, eccetera, no? Io, come ben sapete, o forse no, io ho comprato un nuovo computer. Quello vecchio era molto buono, aveva una scheda video della AMD, non me la ricordo quale G, aspetta, non ce l'ho più, non me la ricordo più. Aveva un buon processore, poi abbiamo deciso di mettere ai genitori, ma potrei anche cambiare processore e sarebbe fatta, e cambiare scheda grafica, ma vabbè. Niente, ho comprato un nuovo computer e ecco, alla fine vi dirò anche una cosa, che alla fine cosa conviene di più, proprio nero su bianco. Partiamo dalla scheda madre, ragazzi. Allora, la scheda madre, ho una ASRock H110M HDV. Con DDR4, quindi il RAM è DDR4. Allora, non è una scheda madre signora, è una scheda madre è una scheda madre mediocre. Per attaccare qualcosa in più manca, ecco, non è una scheda signora, è una scheda mediocre. Poi passiamo al allora l'alimentatore. Mi pareva che l'alimentatore. Ho preso un XFX XT500 Watt, una cifra di 50-60 euro, ma speriamo che non mi dia nessun fastidio. Passiamo poi, ragazzi, al disco rigido. Allora, il disco rigido, come primo ho comprato il VD di 2 terabyte, perché siccome ho tanti video porno su e stronzate eccetera eccetera, sapete, va, no vabbè, c'ho tante cose da mettere su, soprattutto quando lavori con i video eccetera eccetera, sto prendo di 2 tera e basta, no? Quindi 2 tera, 3,5 SATA 3, 64 MB, 5400 RPM è quanto gira il disco. Allora, io lo compro, bello, tutto impacchettato, prezzo di 90 euro, e poi VD mai non mi ha dato problemi. Lo accendo, non funziona, non funziona, faceva dei strani rumori già il primo giorno. Ho provato di tutto, poi ho iniziato a fare casino, perché sai, se non funziona, e poi l'ho distrutto completamente. No, veramente, l'ho rovinato, cioè era già così rovinato, io l'ho rovinato fino alla fine. Vabbè, poi ho fatto la reclamazione e mi sono preso, sempre allo stesso prezzo, 2 terabyte, il Seagate disco rigido Barracuda 3.5, 2 TB, SATA 3,6 GB secondo, 2700. Questo funziona senza problemi, l'ho attaccato subito il dispositivo. Poi, ragazzi, poi passiamo avanti. Poi vabbè, poi mi sono preso ovviamente un CD-ROM a 13 euro. Alla fine sti cazzi, ragazzi, c'è, cioè, CD-ROM ormai è quello che è, no? Ma ormai sta andando fuori di moda il CD-ROM. Poi siamo passati al RAM. Siamo passati al DDR4. Ho preso di 8 GB di RAM. Speriamo che non mi dia qualche problema. E poi, ragazzi, ancora il pezzo molto molto importante nel computer. Dopo la scheda grafica, che conosciamo, che è fondamentale per girare videogiochi, per lavorare, eccetera. Dopo il processore, che è ancora di più fondamentale. Il processore buono, così tanto fondamentale, ma ancora fondamentale per girare i programmi, quelli veloci, che vuoi proprio che hanno veloci, lisci come il burro. Prendere un SSD disco. Cos'è? Praticamente un disco SSD, è un po' più piccolo, vedete anche qui delle immagini, e praticamente lui consiste nel, quando tu installi su sistema operativo, che è la cosa più consigliata, installare il sistema operativo sul disco SSD, praticamente il sistema operativo andrà ancora più veloce, sarà ancora più fluido, ancora più liscio. Anche i programmi, anche quando ti installi Google Chrome, anche quando ti metti diciamo League of Legends, c'è ancora molto 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 più efficace, diciamo, a differenza dei dischi rigidi, che poi vabbè, alla fine sono solamente dei secondi veloci, ma
Ripeto, io con questo SSD disco mi sono trovato veramente fantastico col computer vecchio, altrimenti quel computer credo che sarebbe ormai finito dopo 4 anni. Quindi secondo me questa è anche una cosa molto fondamentale comprarti. Puoi comprarti da 64 GB, sono vabbè pochi, ma io mi sono preso da 240 GB con SATA 3. Poi ragazzi, poi passiamo al processore. Allora, come processore è così, io a tutti consiglio un processore almeno i5, i7 sarebbe fondamentale, perché i7 è una bestia, no? Visto che mi sono comprato un nuovo computer, ti devi comprare tutti i nuovi pezzi, come CD-ROM, come la RAM, come... cioè devi comprare tutto da zero, il costo sarà molto più elevato e adesso arriveremo lì, quindi siccome io ho speso 800 euro di più, non mi potevo permettere, ho preso un Intel Core processore Core i3 6300 Skylake, mi sono preso, ecco, a una bellezza di 150 euro, che poi probabilmente fra qualche 3-4 anni o 5, vedremo, dipende, dovrò cambiarlo. E come scheda grafica volevo prendere un'altra, poi alla fine ho preso una Asus scheda grafica Expedition GeForce GTX 1050. Per adesso tutto ok, speriamo che non mi dia nessun tipo di problema. Comunque una signora scheda grafica, è una bellezza di 200 bei euro. Alla conclusione ragazzi, niente, il case ragazzi, il mio case anche 80 euro, io volevo questo case, era un Z11 Neo, veramente un bel case, un signore case. Praticamente c'è davanti un ventilatore, poi c'è di dietro quel classico e c'è addirittura il terzo qua sopra. E poi attenzione, ci sono qua da parte uno e due ventilatori da parte. Quindi veramente tanta roba ragazzi, è un case, una bellezza di 80 euro, poi non è neanche caro, perché vabbè, ci poteva stare anche di meno, però sai, cioè, io volevo un case della Madonna. Comprarvi un computer per la prima volta, mi raccomando, spendete una bella cifra. Potete anche a 500 euro, 600 euro, per carità. Però io penso che alla fine, per la prima volta, almeno un computer decente. Poi, a passare degli anni, comprare un nuovo computer non conviene, a parte che il RAM è partito, che la scheda grafica, vabbè, si è rotta, che... CD-ROM non funziona più, che l'alimentatore è partito, che vedete tu, vabbè, poi cambi tutto, no? Se proprio vedi che il case si sta rompendo in due, vabbè, no. Ma se vedete che solamente la scheda grafica ormai non regge più i vostri giochi, cambiate solo la scheda grafica e basta. Poi, se volete cambiare il case, cambiate solo il case e basta, no? Perché credo che adesso che l'ho comprato veramente spendi molto di più, quindi... Così, questo è il mio computer, legge tutti i giochi, vabbè, i giochi alla fine li ho giocati poco. Cosa ho giocato? FIFA 12, ho giocato a FIFA 12, ma come cazzo si fa a giocare a FIFA 12? Cioè, FIFA 12 mi gioco anche come un mollo, questo gioco è proprio un mollo. Gioco è un mollo, come forza. Alla fine tutto nei soldi, ragazzi, più che spendete, più avrete. Io penso che, vabbè, facciamo una conclusione breve. Un computer buono, mediocre. Penso che la cosa fondamentale, ragazzi, spendere almeno per una scheda grafica buona, un processore buono, del RAM che ce ne sia almeno 8, perché oggigiorno 4 è un pochino già poco, e poi il case, potete prendere anche dei cinesi, e il CD-ROM dei cinesi, l'alimentatore potete anche mettere un pochino di meno, potete prendere, e vi potete prendere solamente il disco rigido e basta. Cioè, potete prendere un disco rigido da 1 TB, va bene. Cioè, non è che dovete comprare per forza proprio quel SSD disco per l'inizio. E poi pian piano. E potete prendervi una scheda madre a 50 euro, 60 euro come questa della ASRock. Ed è fatta. Quindi non è che per avere un computer bisogna spendere tantissimo. Per adesso nessun problema ragazzi su questo computer e niente, spero che sia piaciuto questo video, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Sì, purtroppo inizia la scuola, sì, purtroppo.
No, purtroppo, proprio fantastico, guarda, fantastico, non vedo l'ora di studiare, non vedo l'ora di scrivere i calcoli, non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora, bella ragazza.